Ben ritrovati a Locarno e soprattutto ben ritrovata la direttrice artistica Lily Anstin. Grazie Lorenzo. Lily, allora, sempre per parlare di questa edizione di Locarno 2020, ma per parlare soprattutto di quelle che sono queste proiezioni nascoste, segrete, le secret screening, sono delle proiezioni in cui si scoprirà il film che si vedrà solamente nel momento in cui si spegneranno le luci, è così? È così, proprio così. Questa è stata una proposta che io ho trovato molto divertente e molto bella, partendo dalla, diciamo, la classica idea di carte blanche, proporre agli spettatori di fidarsi e, nello spirito proprio essenziale del Festival di Locarno, che è quello della scoperta, venire in sala senza sapere quale sarà il film. Sarà tutto un percorso, un po' una deriva, una divagazione tra la storia del cinema e film anche nuovissimi. E a proposito di queste sorprese che poi si abbinano ai ritorni quest'anno, anche se sono ritorni spesso solo ideali, però sono anche ritorni d'oro, perché nei film After Tomorrow abbiamo due pardi d'oro come Love Diaz, come Wan Bing, e anche oggi nel Viaggio nella storia del cinema si può andare a vedere un altro pardo d'oro del 1984, Jim Jarmusch con il suo film Stranger Than Paradise. Sì, in effetti noi abbiamo chiesto ai 20 registi che fanno parte di questo progetto The Films After Tomorrow di scegliere un film nella lunga storia del festival. Ed è stata proprio una giovane regista svizzera, Maria Alessandrini, a scegliere il film di Jim Jarmusch. Questo film è importantissimo nella storia del cinema contemporaneo degli Stati Uniti, con tutti questi temi dei i motel, i drive-in, le macchine e i grandi spazi con i cieli e le nuvole. Ci sono tante storie che stanno dentro alla grande storia, e noi a Locarno anche oggi abbiamo una storia, una traiettoria di una storia personale che ci piace raccontare, quella della regista kazaka Zannat Alshanova, perché lei era stata presente nel seminario con Belatar a Locarno. Il suo cortometraggio che aveva fatto poi ha avuto un grande riscontro al Sundance e ora torna con il suo nuovo cortometraggio History of Civilization. Questa è proprio una delle molte storie di crescita di un giovane regista con il Festival di Locarno. Lei ha veramente un tocco suo, molto personale, un modo di inventare, immaginare, creare un'estetica estremamente sensuale, che è molto impressionante per un regista così giovane. E questo è anche un invito per andarlo a vedere, inviti che, lo sappiamo, sono in parte fisici, in parte di fruizione online in questa edizione di Locarno 2020. Grazie Lily Anstin. Grazie Lorenzo e buona giornata di festival a tutti.